Lumaca di mare. Guardate i miei pezzi da collezione! Più ne colleziono e meglio il mi sento! Ciascuno di loro mi dà un falso senso di soddisfazione. Che cos'è questa robaccia? Questa collezione è molto preziosa. È un investimento, Robin. Le collezioni hanno valore se gli altri le vogliono. Una volta che questa assurda moda sarà passata, avrete in mano degli oggetti inutili. Non capisco il punto. Il punto è collezionarli tutti. E io ci sono quasi, me ne manca solo uno. Ma è super raro. Intendi dire questo qui? Ma dove l'hai trovato? In quell'inquietante negozio con le ragnatele e gli oggetti nei barattoli. Ho detto al proprietario che cercavo quello raro e che non mi importava del costo. Così mi ha dato questo. Ma ha detto che se non sto molto attento la mia collezione potrebbe anche distruggermi. Che cosa vorrebbe significare? Era un avvertimento sui pericoli del collezionismo ossessivo. Io non ignorerei le farneticazioni di un negoziante spaventoso. No! Subito! No! È mio! Mio! Perché si è illuminato? Non lo so, ma adesso lo voglio ancora di più! No! Lo voglio no! Mio! Mio! Lasciatelo stare! Mio! Titans, siete da collezionare! Collezionali tutti prima che lo faccia io, il signore dei giochi. La sfida è accettata. Per collezionare in fretta i Titans ho bisogno di scavare molto a fondo nel disgustoso mondo dei collezionisti. Comincerò da qui. Il mercato dell'usato è il posto perfetto per trovare un pezzo da collezione. Ehi, Robin! Sono qui! Tranquillo, Cyborg! Ti tirerò fuori da lì in un baleno! $10? Sì, quindi? È costoso per essere cianfrusaglia! Sono un pezzo da collezione e la mia confezione è in buone condizioni! Perciò il tuo valore dipende dalla confezione senza difetti? Una confezione di qualità come questa vale più dell'oro! Capisco! Questa confezione qui è in pessime condizioni. Ti do 75 centesimi. Che affare? Sì, ho salvato te e qualche dollaro. Perché l'hai fatto, Robin? Perché? Devo collezionarli tutti! Forse gli altri Titans sono in questo negozio. No, amico, non troverai dei pezzi da collezione lì. È troppo facile. Cercali nei sentieri meno battuti. Ma certo! Saranno nelle grinfie di uno svitato che aspetta in fila l'apertura dei negozi per poterci mettere le sue manacce. E scommetto che quelle sono le manacce che cerchiamo. Ma dai, amico, solo perché quello sembra uno scapolo con un reddito alto non significa che sia un collezionista. Ehi, svitato! Sei un collezionista? Oh, sì! Devo collezionarli tutti! Oh? Il ciao, gli amici! Oggi picchia, Stella! Sei così piccola e carina! Anche tu sei il piccolo e carino, Cyborg! Ti do 75 centesimi per Stella Rubia. I collezionisti non accettano soldi. Dovremo combattere. Questa è musica per le mie orecchie. Io intendevo i pezzi da collezione. Loro devono combattere. Sul serio? Oh, sì. Vedi, se fai la collezione, fai combattere i pezzi fra di loro. Ciascuno ha dei punti di forza e di debolezza. E la parte migliore è che chi vince tiene il pezzo da collezione perdente. Wow, lo trovo molto sciocco. Ma se sono le regole. Ciao, il minuscolo amico.